taglio del nastro per la mostra di Roberto Fanari, dal titolo Nella mia foresta, sono soli. Inaugurata sabato, è ospitata nella duplice sede di Villa Bottini e del Museo Lucca, Center of Contemporary Art. Oltre 20 le opere esposte, tra sculture, dipinti, fotografie e lightbox, che fanno parte degli ultimi 3 anni della produzione creativa dell'artista milanese. La sua ricerca si concentra sulle molteplici declinazioni della dialettica fra espressione artistica e materiali, coinvolgendo tematiche centrali nel dibattito contemporaneo e nella sua poetica, come le dinamiche della percezione, il concetto del realismo e rappresentazione, il ruolo attivo dello spettatore e la figura dell'autore nel contesto socioculturale moderno. Il processo creativo dell'artista prende avvio dalla relazione diretta con opere classiche del repertorio storico-artistico occidentale, ricombinando gli elementi compositivi e strutturali e riproponendoli in una nuova veste visiva e tecnica. In particolare, sono le incisioni del tedesco Carl Wilhelm Kolbe a rappresentare lo spunto per il paesaggio a cui Fanari riconduce la sua visione della realtà, finalizzata a coinvolgere lo spettatore e declinata con vari materiali e supporti. Per le sue sculture in bronzo, alluminio, ceramica, marmo e terracotta sono stati coinvolti i principali laboratori artigianali italiani, come quelli di Faenza, Milano, Pietrasanta e Carrara. Molte le opere che per la loro complessità hanno richiesto un lungo lavoro di realizzazione e assemblaggio per ottenere un'immagine in 3D e favorire la concentrazione percettiva dello spettatore. Una serie di lightboxes di ultima generazione sono quelli ospitati nella sala lounge del museo, realizzati con immagini in 3D che coinvolgono lo spettatore in un'esperienza percettiva totale, integrata da una serie di lavori scultorei situati nella sala underground. Al piano inferiore del Museo Lucca troviamo, tra le altre, anche un'opera site-specific in ceramica, realizzata appositamente per dialogare con le vestigia storiche dell'architettura del cinquecentesco Palazzo Boccella.